Poracci, ma che figata sono i The Make! A me fanno semplicemente impazzire e vi lascio in descrizione il canale del fan che ha creato questa versione di Super Mario Galaxy 64 e anche tanta altra bella robetta. Non c'è realmente una risposta giusta, quindi per me i più veloci sono stati sia Lorenzo che Matteo, mentre la risposta più sbagliata è praticamente un pari merito, dove sia Michele che Christian uniscono due meme per eccellenza di Mario 64 e Galaxy, solo per veri esperti. Va bene, andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate, sorprendetemi. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi senza il bisogno di preregistrare il proprio interesse. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima di indignazione, scandali e speranza, perché ce ne abbiamo proprio bisogno. Prima di iniziare però, come al solito, imbracciate il vostro Super Scope, ricordatevi le batterie, e mettetevi in marcia verso la conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso. Lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche e seguitemi su tutti gli altri socials. I link li trovate in descrizione. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Partiamo dall'ennesimo fallimento di Square Enix, perché a poche settimane dall'annuncio della fine del supporto a Babylon's Fall arriva un altro comunicato del genere. Questa volta a chiudere i battenti sarà Final Fantasy VII The First Soldier, un battle royale disponibile per iOS e Android. La data di chiusura definitiva è fissata per l'11 gennaio 2023, a soli 14 mesi dal lancio iniziale del titolo, e nei mesi a venire ci sarà il consueto iter di smantellamento dei live service. Le ragioni citate nel comunicato sono sempre le solite, riassumibili in "ci abbiamo provato e non ci siamo riusciti". È incredibile come tutti i grandi publisher stiano investendo pesantemente nei live service, ottenendo però spesso risultati tra il poco entusiasmante e il disastroso. E Square, forse tra tutti, è quella che più sta pagando lo scotto di aver puntato molto su un settore che evidentemente non è alla portata di tutti. Voi poracci avete mai provato First Soldier? A me non ha mai convinto. Per un titolo che cade, c'è un altro che almeno prova a rimettersi in piedi. Quello di Saints Row è probabilmente il lancio più disastroso dell'anno, un reboot molto atteso, ma i cui scarsi risultati hanno condannato la serie a chissà quanti altri anni di oblio. Però il team dietro allo sviluppo non si è perso d'animo e ha annunciato ufficialmente che a novembre sarà proposta una corposa patch che tenterà di mettere una pezza a quanto accaduto con il disastroso lancio. Quindi per ora sono accantonati i discorsi su nuovi contenuti e DLC, e l'update promette di risolvere oltre 200 bug noti e di apportare tanti aggiustamenti alla quality of life dell'esperienza, in particolare per quanto riguarda la co-op. In un mondo post cyberpunk e No Man's Sky tutto è possibile, e chissà se fra qualche anno parleremo della rinascita di Saints Row proprio come accaduto per questi titoli. E invece è FIFA che continua a sorprendere anno dopo anno, e nonostante FIFA 23 sarà l'ultimo capitolo della serie, anzi forse questo è un fattore che ha giocato a favore di EA, quest'ultimo lancio ha polverizzato qualsiasi record precedente. EA ha fatto sapere che durante la sua prima settimana di commercializzazione FIFA 23 ha registrato un totale di 10,3 milioni di giocatori, uno stacco netto rispetto al precedente picco registrato proprio con FIFA 22, che nei primi 10 giorni si era fermato solo a 9,1 milioni. E sarà interessante vedere se questa crescita inarrestabile continuerà una volta abbandonato il branding di FIFA. Secondo voi, EA Sports FC riuscirà a ripetere questi numeri? Ma bene, poracci, passiamo alle notizie del giorno, perché Nintendo ha finalmente aperto i pre-orders per la Collectors di Xenoblade Chronicles 3 e le cose sono andate esattamente come ci aspettavamo, anzi, forse pure peggio. Al momento della registrazione il sito non è raggiungibile e non possiamo dire con certezza se la Limited sia andata sold out o meno. Cerchiamo quindi di ricostruire tutto quello che è successo. L'email di apertura dei pre-order è arrivata intorno a mezzogiorno e mezza, ma come alcuni di voi mi hanno segnalato, la pagina sullo store è comparsa almeno 15 minuti prima e le prenotazioni sono state aperte con un po' di anticipo rispetto all'invio delle email. Quindi l'aver preregistrato il proprio interesse ha fornito una corsia preferenziale, ma neanche troppo, e da subito il portale ha iniziato a riscontrare numerosi problemi. Dall'impossibilità di effettuare il login anche se già in
messe le credenziali all'incapacità di finalizzare l'acquisto nel carrello, l'elevato volume di traffico ha creato disagi immediatamente, che sono culminati poi nel crash definitivo dei server, avvenuto a circa 20 minuti dall'invio delle email. Anche io purtroppo non sono riuscito a prenderla, ma c'è ancora un piccolo barlume di speranza. Non è chiaro se il sito sia andato giù prima dell'effettivo esaurimento della Limited, e vedremo cosa succederà una volta che il My Nintendo Store sarà nuovamente accessibile. Poi in America hanno fatto una doppia ondata, chissà, magari per noi clienti europei faranno una seconda tranche, ma ne dubito. Ah, e se siete curiosi di saperlo, il prezzo della Limited era di 35 euro e l'uscita prevista per il 21 ottobre. Non ho molto da aggiungere, se non sperare che qualcuno di voi sia riuscito a prenderla. Nintendo ha gestito in modo semplicemente pessimo tutto quanto. Mesi di manutenzione non sono serviti a nulla e la preregistrazione su invito si è rivelata a dir poco fallimentare. Dopo mesi di attesa è un peccato che le cose si siano risolte in questo modo, ma non abbandoniamo le speranze. Intanto ditemi, secondo voi, a quanto verrà rivenduta dagli scalper? E ora passiamo a una notizia che ha fatto scalporo in Giappone, perché un noto gruppo di streamer VTuber ha trasmesso in delle live su YouTube delle partite di Splatoon con all'interno immagini per adulti. E dai, ci siamo capiti, contenuti pornografici. Però andiamo con ordine. Com'è stato possibile una cosa del genere? Beh, sostanzialmente i burloni del gruppo Shinsogumi hanno reso trasparente il colore dell'inchiostro avversario in modo che potesse essere sostituito con dei video a piacimento. La trovata ha fatto così scalpore che ieri su Twitter Giappone l'hashtag Adult Video Splatoon è diventato trending topic. Non si capisce bene il motivo di un gesto del genere, probabilmente era solo per far parlare di sé e, secondo alcune testimonianze, l'obiettivo di questa sfida era riuscire a farsi bannare per primi da YouTube. E ovviamente il ban è arrivato, ma l'accaduto è stato così grave che anche Nintendo si è esposta evidenziando l'inammissibilità di un comportamento del genere. Certo, non è stato fatto alcun riferimento preciso, ma l'account aziendale giapponese ha ricondiviso con un tempismo tutt'altro che casuale le sue policy relative allo streaming del contenuto coperto da copyright e ci ha tenuto a ricordare che eventuali infrazioni di queste regole possono portare a conseguenze legali. O come recita la traduzione automatica di Twitter dal giapponese, può adottare misure comprese le misure. Fate attenzione. Dopo i ban, il gruppo ha chiesto ufficialmente scusa e ha anche comunicato che un membro del collettivo verrà punito, anche se non si è capito in che senso. In ogni caso, direi che questa è una delle storie più assurde capitate all'interno del mondo dei videogiochi nel 2022. E di fronte a un atto del genere, non possiamo non chiederci: ma perché? Perché hanno fatto una cosa del genere? Vabbè, e chiudiamo l'insensatezza di questa puntata commentando l'ultimo trailer di Pokémon Violetto e Scarlatto, conosciuti anche come Scarlatto e Violetto. La presentazione ha assunto una forma quantomeno inaspettata. Dopo i 14 minuti di gameplay puro, arriva ora un nuovo trailer a una settimana di distanza, strutturato in maniera diametralmente opposta. Protagonista assoluta di questi 3 minuti di filmato è la nuova capopalestra Kissara, che si è presentata in un segmento che è una via di mezzo tra un video di una VTuber e un indovina chi vecchio stile, che molto probabilmente ha teaserato l'esistenza di un nuovo Pokémon. Ora, si tratta dell'apice massimo dell'imbarazzo cringe che probabilmente non riuscirò mai a comprendere? Sì, senza dubbio. Ci ha mostrato qualcosa in più del gameplay dei nuovi giochi? Assolutamente no. Però vi posso dire che un trailer del genere non mi dispiace affatto? O meglio, ne capisco il target di riferimento e credo che, se contestualizzato, possa risultare efficace come mossa pubblicitaria. Un format del genere è rivolto chiaramente a un pubblico molto più giovane di me e parla senza filtri agli utenti giapponesi e di conseguenza anche ai super infervorati di cultura pop nipponica, che non mi sembra così assurdo pensare possano coincidere con una buona fetta di amanti del brand Pokémon. Il trailer va visto in funzione del world building e ci sono parecchi elementi che di sicuro terranno alto l'interesse di una fetta della community Pokémon almeno fino al prossimo trailer. Ripeto, come dite voi giovani, è cringissimo, però per me non è da buttare. E secondo voi? E questo però c'era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere insieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento a domani con un nuovo video. Voi, mi raccomando, fate bravi, riposatevi, dormite, sogni tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Porotuber, Michele Collectors,
Ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa!